Crash Bandicoot, come serie, ha ufficialmente 25 anni. Mi sembra quindi doveroso andare a fare una sorta di retrospettiva molto personale di ogni videogioco della serie uscito fino ad oggi. In questo episodio è il turno di Crash Bandicoot: L'ira di Cortex, sviluppato da Traveller's Tales nel 2001 e uscito per PlayStation 2, Xbox e GameCube. Questo è il primo titolo ad essere multipiattaforma. Crash Bandicoot: L'ira di Cortex doveva essere originariamente progettato da Mark Cerny, che aveva sviluppato tutti gli altri giochi della serie fino a quel momento, e pubblicato da Sony Computer Entertainment. Il gioco, sotto la direzione di Cerny, doveva essere un titolo free roaming, con elementi puzzle che avrebbero visto Crash viaggiare tra diversi pianeti. All'inizio del 2000, quando la Universal si avvicinò a Traveller's Tales per diventare il team di sviluppo per il gioco, lo studio realizzò una demo resa in 3D, tramite Maya, di Crash che attraversava un livello vulcanico. Lo sviluppo del motore di gioco iniziò a metà del 2000 ed originariamente il titolo era Crash Bandicoot Worlds. Il 21 settembre 2000 Universal Interactive Studios e Konami annunciarono di aver stipulato un accordo che avrebbe consentito a Konami stessa di pubblicare un titolo di Crash Bandicoot per le console di sesta generazione, con Universal Interactive che si sarebbe occupata della produzione dei videogiochi. L'accordo è servito a rompere l'esclusività del franchise di Crash per le console prodotte da Sony e ha effettivamente reso Crash Bandicoot un personaggio mascotte per la Universal. Dopo che la Universal spezzò i legami con Cerny e con Sony, Traveller's Tales fu costretta a modificare il gioco da titolo free roaming ad un titolo di Crash standard sulla falsariga di Crash Bandicoot 3 Warped. Traveller's Tales dovette iniziare lo sviluppo del gioco da zero e gli furono concessi soltanto 12 mesi per completare il gioco. Tramite il manuale giapponese di L'ira di Cortex sappiamo che il titolo provvisorio era Crash Act 4. Il personaggio di Crash Bandicoot fu disegnato da Craig Whittle di Traveller's Tales e da Sean Crankle di Universal. Il concetto di combattere i mini boss all'interno dei livelli del gioco fu abbandonato per sostenere un ritmo veloce e frenetico del gameplay della serie. Anche la modalità multiplayer fu presa in considerazione prima di venire abbandonata. Una precedente bozza della storia prevedeva una versione alternativa del climax e del finale del gioco, che coinvolgeva Crash che combatteva Crunch con una tuta robotica meccanica. Alla fine del combattimento, Crunch avrebbe distrutto la tuta di Crash con un fulmine. I detriti sarebbero caduti su Cortex, facendogli perdere i sensi. Avrebbero distrutto il dispositivo di controllo remoto che controllava Crunch e avrebbero provocato un incendio elettrico nella stazione spaziale. Mentre i Bandicoot sarebbero scappati per riprendere le loro vacanze al mare, le rovine della stazione spaziale si sarebbero schiantate sull'isola di Cortex, consentendo convenientemente a Cortex e Uga Uga di riprendere i loro piani per la conquista del mondo. La maggior parte dei personaggi e dei veicoli nel gioco sono stati strutturati e disegnati da Nicola Daly e animati da Jeremy Pardon. I codici di gioco furono codificati in generale da John Hodgkinson. La musica del gioco è composta da Andy Blythe e Martin Joustra degli Swallow Studios. Nel gioco appare anche una versione riarrangiata del tema originale di Crash Bandicoot di Josh Mansell di Mutato Musica. Gli effetti sonori del gioco sono stati creati da Ron Horwitz, Tom Jagger, John Robinson ed Harry Woolway degli Universal Sound Studios. I doppiatori dei nuovi personaggi sono star di Hollywood e furono scelti e diretti da Margaret Tang. Abbiamo Kevin Michael Richardson che doppia Crash Bandicoot, mentre Rocco, Wawa, Pyro e Lolo sono doppiati da Thomas Wilson, Ronald Lee Hermey, Mark Hamill e Jess Harnell. Connettendo la versione GameCube di L'ira di Cortex ad un Game Boy Advance, potevi giocare ad un gioco esclusivo Nintendo, ovvero Crash Bandicoot Blast. In questo minigioco, Crash tiene in mano il suo bazooka. Il giocatore deve sparare alle immagini in movimento di Neocortex, Engine, Tiny Tiger, Dingodile ed Uka Uka. Tuttavia, se il giocatore dovesse sparare ad Aku Aku, Polar o Kogo, perderà dei punti. Le munizioni si ottengono sparando alle casse. Se il giocatore esaurisce le munizioni, finisce il gioco. La versione Xbox del gioco fu annunciata da Universal Interactive il 31 gennaio 2002.
La versione Xbox presenta tempi di caricamento molto ridotti ed una grafica migliorata che sfrutta l'hardware più potente della console Xbox. Crash Bandicoot è tornato. La sua missione? Annientare Cortex una volta per tutte. Sfruttando i poteri distruttivi dei quattro elementi, il dottor Neocortex crea Crunch, un super Bandicoot con una missione: demolire tutto quello che incontra sulla sua strada. Crash e Coco saranno in grado di raccogliere la sfida? Ci vuoi scommettere che lo faranno? La più grande avventura di tutti i tempi. 30 nuovi livelli pieni di azione in ambienti ultra realistici. Due personaggi disponibili, anche voi ragazze. Per la prima volta è possibile giocare nei panni di Coco, la tenace sorella di Crash. Tutti i mezzi sono permessi. Controlla 8 diversi veicoli, da un Crash aliante ad un esoscheletro robot gigante. Rimani a bocca aperta. I più straordinari effetti speciali finora visti in un gioco della serie Crash. Crash, Coco, Agu Agu e Pura si godono un po' di riposo sulla spiaggia dell'Isola della Follia, quando improvvisamente un terremoto, l'eruzione di un vulcano ed enormi tsunami sconvolgono l'isola. Preoccupato, Agu Agu indaga sull'accaduto e scopre che il suo fratello malvagio Uka Uka, esasperato dai continui fallimenti dei suoi scagnozzi, ha ingaggiato gli elementali, potenti e perfide maschere che hanno la facoltà di controllare i quattro elementi: terra, aria, acqua e fuoco. Il dottor Neocortex intanto presenta il suo nuovo progetto, Crunch Bandicoot, creatura mutante dotata di forza spaventosa. L'unico modo per Crash e Coco di fermare gli elementali è raccogliere dei particolari cristalli, che permetterebbero la loro ibernazione. Per potersi muovere velocemente nel mondo e cercare i cristalli, i due fratelli utilizzano una nuova complessa stanza di teletrasporto progettata e costruita da Coco. Crash è tornato! Ed è tornato su PlayStation 2, più agguerrito che mai! Più azione! Più grinta! Più divertimento! Crash Bandicoot irrompe su PlayStation 2. Cosa mi piace di questo gioco? Beh, Crunch. L'idea di inserire nel cast un Bandicoot cattivo è alquanto interessante, specie se poi questo Bandicoot passa dalla parte dei buoni, rendendo il gruppo del bene più numeroso e non solo i tre personaggi, gli animali non contano. Gli elementali sono pure un'ottima idea e danno un'ottica più larga nel mondo di Crash. Esistono altre maschere? Sì, e questo potrebbe essere l'incipit per almeno altri 10 giochi della serie. Mi piace anche il gameplay. Nonostante sia preso paro paro da Warped, ed è di conseguenza anche più lento, proprio perché più lento mi sono sempre sentito molto meglio a manovrare Crash. Vogliamo poi parlare di alcuni livelli? La febbre dell'oro o il richiamo della giungla sono davvero belli, e la loro eccessiva grandezza qui è sfruttata bene, dandoti la sensazione di un'avventura vera e propria. Iniziare in una zona desolata per poi arrivare in un villaggio, in un paese. Dai, che figata! Se ci sono diverse cose che mi piacciono, però ci sono altrettante che non mi vanno a genio. Il sottomarino giallo è uno di questi. Invece di darti un punto salute, ti rende più debole. Poi si usano davvero troppi veicoli, alcuni dei quali reputo inutili. Parliamo poi di alcuni modelli veramente fatti male, come quello di Entropy o di Dingodile, e anche i caricamenti, complice anche il fatto che su PlayStation 2 il gioco gira su CD e non su DVD. Difficoltà parlando, io credo che Crash l'ira di Cortex sia ben equilibrato. Ti diverte e ti fa dannare nella raccolta degli oggetti, ma non così tanto, così come Warped. Parlando di grafica, credo, e questa è una mia opinione impopolare, che l'ira di Cortex sia abbastanza svalutato nella grafica. Ha dei grandiosi effetti di luce, che possiamo notare nelle finestre del livello Draghi e Maghi, per esempio. Per quanto riguarda le meccaniche, prendete i problemi di Crash 3 e aggiungetene altri, come la legnosità. Se mi chiedessero cosa vorrei cambiare in Crash l'ira di Cortex, probabilmente direi i modelli dei personaggi secondari. Aggiungerei più boss oltre al solito Crunch, che comunque è sempre diverso per gli elementali. E probabilmente avrei reso Coco più caratteristica e non soltanto una copia depotenziata di Crash. Delle tracce sonore di l'ira di Cortex non mi posso lamentare. Quelli che si sono occupati delle musiche di questo gioco sono coloro che hanno realizzato le OST di Toy Story 2 per PlayStation 1.
Per me sono molto belle, specie quella principale, che secondo la mia modesta opinione è migliore di quella originale. A volte alcune host potrebbero sembrare proprio fuori contesto per un gioco come Crash, con basi come Eurodance o Rock, però nonostante tutto si abbinano moltissimo con i livelli. A conti fatti, com'è Crash Bandicoot e l'ira di Cortex? Per molti potrebbe essere la prima grande delusione della serie. Grazie ad una pletora di scelte di design sbagliate e ad uno stile artistico zoppo, altalenante, nonostante alcuni dei migliori effetti visivi per l'epoca. I controlli di Crash e dei veicoli sono riportati abbastanza bene dal gioco precedente, ma ci sono purtroppo alcune scelte infelici, poco interessanti e un sacco di forzature come i veicoli che potrebbero andare a minare il divertimento. Sto forse dicendo che l'ira di Cortex è un brutto gioco? Assolutamente no. È stato per anni trattato come il fratello brutto e scemo di Crash Bandicoot Warped, ma con il tempo si è fatto una piccola fetta di consensi. E se si procede con cautela e con una mente abbastanza aperta, Crash Bandicoot e l'ira di Cortex saprà regalarvi qualche ora di divertimento. Non dirò che è invecchiato bene, ma posso dire che dopo tutti questi anni si difende ancora abbastanza. Come sempre, potete trovare me e gli altri membri del Crash Bandicoot Zone nei link qui sotto in sovraimpressione. Grazie per aver guardato questo video, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti e noi, come sempre, ci ribecchiamo alla prossima. Statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot!